molto spettacolare, sia sotto l'aspetto tecnico che agonistico. Al mio fianco Gino Leone per il commento tecnico, ma ci faremo supportare anche da alla telecona vera e propria. Parliamo un po' di quella che è stata la campagna acquisti dell'Ortigia, una campagna acquisti davvero brillante, fatta con tanti siracusani, e quindi oggi è un piacere vedere in campo Abela, Rotondo, Di Luciano, questi ragazzi che sono in questi 5 anni hanno fatto una crescita incredibile, crescendo insieme alla società, sicuramente con gli investimenti della società. È una squadra che in questi ultimi 5-6 anni, voglio sottolineare, si è sempre migliorata anno dopo anno. Primo anno piazzamento a 2, secondo anno siamo tornati a 1, terzo anno ci siamo salvati all'ultima giornata partecipando ai playout, l'anno successivo salvezza diretta senza passare ai playout, e poi gli ultimi 2 anni con la partecipazione alla Final Six e la qualificazione per la Coppa Land. Quindi questi ragazzi in questi 6 anni, insieme a Massimo Giacoppo, Cristian Napolitano, che sono giocatori di grandissima classe, e adesso però attenzioniamo la partita. Sebi Di Luciano subito a prendere il primo pallone per l'Ortigia, lui che è il velocista, devo dire, di punta della squadra biancoverde, ha subito riconquistato la palla e andiamo ad attaccare col capitano Massimo Giacoppo. Ortigia dunque che può subito portarsi in avanti, prima palla in attacco, taglio in area per Napolitano, anticipato, ed è adesso il Montpellier che può proiettarsi in avanti per la sua prima azione d'attacco in questo match che, ricordiamo, è valevole quale primo turno di Eurocup, girone D. Ortigia in fase difensiva, un po' rilento la manovra della formazione transalpina, buona la marcatura operata dai siracusani e c'è un tiro comunque abbastanza insidioso portato dal numero 11 Ivan Zivkovic, e dunque l'Ortigia adesso può ripartire in avanti, servito da Tempesti, il numero 11 Vidovic, nuovo arrivo in casa biancoverde, ancora Vidovic, guarda la porta, finta dopo finta, opta per un passaggio sulla destra per un compagno, e adesso è l'Ortigia che prova e colpisce la traversa con Valentino Gallo, il mancino, primo tiro portato dall'Ortigia, dunque un'occasione per parte 0-0 dopo 1 minuto e 20 secondi di gioco, squadre un po' allungate, Gino nell'occasione, ma palla recuperata dall'Ortigia. Sì, sono andati al tiro due mancini, Zivkovic da un lato e Valentino dall'altra parte, adesso giustamente controfallo fischiato al centro Boadera, c'è contropiede dell'Ortigia portato da Sebi Di Luciano, palla dentro, fischiato un controfallo ai 2 metri credo per Cristian, che subisce anche sulla ripartenza l'espulsione, e quindi espulsione fischiata a Cristian Napolitano e primo uomo in più in favore del Montpellier, che comunque ritarda a mettersi in posizione. Ricordiamo dunque Ortigia che deve adesso difendersi con l'uomo in meno, Montpellier alla manovra, c'è il numero 10 Zivkovic, servito il fratello Ivan, ancora la manovra, trascorrono i secondi, traversa piena, ma il pallone catturato ancora dalla squadra francese, 20 secondi di possesso palla. Gino, ricordiamo, nuova norma. Sì, nuova norma, dopo la situazione d'attacco, se il tiro va sulla traversa oppure sulla situazione, adesso controfallo giustamente fischiato ancora a Delac. Nella situazione precedente abbiamo visto l'espulsione presa in fase d'attacco da Cristian, e in quel caso lì i secondi sono 30, non sono 20, perché i 20 secondi valgono soltanto quando l'espulsione è presa in fase d'attacco. In questo momento vediamo ancora Giacoppo, e a questo punto c'è l'espulsione a favore dell'Ortigia, espulso il numero 11 Zivkovic, quindi un'espulsione a favore dell'Ortigia che gira la palla. Non c'è Di Luciano da posizione 5 dentro, la palla va a Massimo Giacoppo, vanno a girare dall'altro lato per portare dentro Valentino Gallo da posizione 1, potrebbe andare a tirare ancora esterno per Giacoppo, probabilmente anzi andrà ancora su Gallo, 4 secondi, 3 secondi alla fine, sta finendo perché abbiamo detto che valgono 20 secondi in questo momento e non siamo riusciti a concludere. Questa è una situazione a cui ci dobbiamo abituare, quello che dicevamo prima, non è una situazione che puoi preparare in allenamento, la pressione, i 20 secondi o in più, abbiamo girato la palla troppo lentamente con poca intensità, è una cosa che dobbiamo attenzionare. Dunque fallisce
essere l'uomo in più anche l'Ortigia, un errore per parte, ma tocca al Montpellier riportarsi in avanti alla ricerca del gol del vantaggio. Attenzione, maglie comunque chiuse da parte siracusana, e adesso c'è un intervento importante di Tempesti che chiude la via del gol al numero 10. Due Zivkovic, dunque Ortigia che adesso può proporsi nuovamente in avanti. Tempeste chiede e trova la collaborazione del compagno del numero 10 Simone Rossi, ricordiamo arriva dal Posillipo, difensore ma con buone capacità in fase d'attacco, e l'Ortigia conquista la seconda espulsione. Gino. Sì, è entrata la posizione di Valentino, diciamo in doppio centroboa ad espulsione del numero 7. Adesso andiamo a giocare, però sicuramente faremo tesoro di quello che è stato prima, che non siamo andati a tirare, stiamo girando la palla con più intensità. Massimo Giacopo va a tirare centrale e andiamo a attaccare sul portiere, però l'intensità di questo in più è stato ben diverso da qui, quando non siamo arrivati neanche a tirare. Adesso abbiamo girato la palla bene e siamo andati a tirare. Riparte il Montpellier in contropiede molto molto velocemente, non subiamo un contropiede perché siamo bravi a chiudere, però l'intensità della partita sta salendo. Dunque l'Ortigia ancora vicina al gol, ma spreca la seconda opportunità con l'uomo in più, e dall'altra parte del campo c'è adesso il Montpellier in fase d'attacco, molto attenta la difesa siracusana, e anche Tempesti si mostra reattivo con questa respinta su una conclusione molto potente. Dunque l'Ortigia adesso può macinare il gioco in fase d'attacco. Tempesti sulla destra per Di Luciano, che ricordiamo è un contropiedista, un attaccante, e in più l'Ortigia in questo momento come uomini c'è un pallone che filtra in aria, cercavano un fallo i giocatori siracusani, ma l'azione viene fatta proseguire. Gino, la tua impressione? Allora sì, è intervenuto praticamente il giocatore laterale che stava chiudendo posizione 5 su Massimo Giorgio, il contropiede di Sebbia era molto buono, molto bello, anche il passaggio era giusto, il difensore era alle spalle di Massimo, ma è intervenuto il giocatore lateralmente. Adesso riconquistiamo un'altra volta col controfallo al centro, molto fallosi i centrali, gli attaccanti del Montpellier in questo momento, e possiamo ancora andare in contropiede che non si svolge, è chiuso con Massimo Giacoppo in questo momento che va nella situazione di centroboa, ma ormai è fine operazione. Andiamo un po' di movimento, probabilmente andremo a cercare una conclusione esterna. Il Montpellier adesso va a pressing perché siamo senza un centroboa di ruolo, ma riusciamo a conquistare col movimento ancora un'altra espulsione. Terza espulsione a favore nostro. Ortigia, terza occasione con l'uomo in più, vediamo se stavolta sarà più fortunata nell'andare al tiro. La sua di Piccardo, e c'è una respinta del portiere transalpino, e poi la palla viene catturata dai difensori in calottina bianca. Terza azione, facendo Leone, sprecata l'Ortigia con l'uomo in più, una volta con l'uomo in più il Montpellier, sbagliata anche quella occasione avuta dai giocatori in calottina bianca, che adesso provano a portarsi in avanti. C'è un tentativo di dribbling da parte del numero 10 Duje Zivkovic, e arriva l'espulsione del numero 7 dell'Ortigia, Massimo Giacoppo. Dunque seconda azione con l'uomo in più conquistata dai giocatori del Montpellier. Deve stare attenta l'Ortigia, la squadra francese ha dimostrato di essere molto reattiva, e arriva questo gol da posizione 4 con il numero 9 Uros Kalinic. Sì, subiamo il primo gol, purtroppo su una situazione di inferiorità numerica, non abbiamo saputo sfruttare le nostre tre superiorità numeriche, l'ultima siamo andati al tiro con Vidovic stoppato dal braccio del difensore, anche se non muovo in più, la palla girata con una buona intensità, abbiamo subito un uno contro uno da parte di Zivkovic, giocatore mancino, in questo momento mi sembra il giocatore più pericoloso del Montpellier, che ha conquistato l'uomo in più, e poi non abbiamo difeso probabilmente con la giusta intensità, non siamo saliti su Kalinic, che ha tirato in porta a saltare davanti al difensore centrale, che non aveva ben coperto, devo dire in verità, la parte sulla testa di Stefano. Intanto continua a riempirsi la tribuna della Paolo Caldarella, circa 300 spettatori per questo atteso evento pallanuotistico. Ortigia in avanti, e arriva l'espulsione
di un giocatore del Montpellier. Quarta azione con l'uomo in più, deve lavorare bene il pallone la squadra di Piccardo e trovare la via del pareggio. Ancora un errore, a mio avviso affrettato la conclusione Valentino Gallo, tant'è che il pallone è finito al lato, alla sinistra del portiere Andrić. Gino. Ma non dobbiamo avere effetto, dobbiamo avere pazienza, sappiamo che la partita è lunga, non dobbiamo andare a fretta, anche se Valentino credo avesse visto un buco sull'angolo corto del portiere, aveva sbracciato bene, probabilmente se la palla avesse preso lo specchio alla porta non sarebbe arrivato, però dobbiamo avere più pazienza in questo momento, adesso stiamo andando ad anticipare, in difesa tutto sommato abbiamo perso, stiamo giocando bene, c'è un po' di confusione in questo momento, non riusciamo a ottenere il possesso del pallone che dobbiamo in questo momento, ripartiamo in contropiede. C'è un po' troppa frenesia in questo momento da parte della squadra biancoverde. Un po' più di serenità, un attimino guardiamo perché le espulsioni davanti le stiamo prendendo. Dobbiamo essere solo più sereni nelle situazioni di uomo in più perché in difesa stiamo giocando abbastanza bene. Sono d'accordo con te Gino, bisogna essere più attenzionati nella fase offensiva. Tant'è che gridano vendetta, quattro occasioni avute con l'uomo in più e tutte fallite dall'Ortigia, mentre poc'anzi è andato a segno il Montpellier. Attenzione, chiude il tempo e arriva questa incredibile palombella del numero 11 Ivan Zivkovic, che firma il 2-0 praticamente allo scadere, mancano due secondi, sembrava finita l'azione d'attacco e invece ha pescato il jolly il numero 11 in calottina bianca. È davvero sorprendente questo gol, non c'è tempo per l'Ortigia, ci prova Gallo, palla bloccata e si va al riposo sul 2-0 per il Montpellier. Linea alla regia. Credo che sull'ammone del gioco l'Ortigia davanti sta sviluppando un buon gioco, quattro espulsioni non sono poche sicuramente in un tempo, abbiamo subito due gol oserei dire casuali, ma non stiamo subendo più di tanto in difesa, credo che dobbiamo essere solo un attimino più sereni. Cibericino, bisogna aspettare che la squadra dia quel qualcosa in più per mettere in difficoltà gli avversari. Ortigia che conquista palla a metà campo e può subito proiettarsi in avanti con il numero 11 Stefan Vidovic. Continua a giocare l'Ortigia, 12 secondi di possesso palla, gioco fermo, c'è una espulsione, dunque Ortigia che per la quinta volta può lavorare palla con l'uomo in più. Vidovic, palla ai 3 metri, un po' di difficoltà è arrivata questa conclusione,
credo sia di Vidovic, comunque palla bloccata dal portiere, era napoletano, e palla bloccata direi con sicurezza dal portiere avversario. Dunque quinta azione che non viene capitalizzata dall'Ortigia, e c'è un 5 metri Gino, da un gol mancato ad un rigore che arriva pochi secondi dopo. Sì, ci siamo trovati con Vidovic che marcava purtroppo Delas, e la differenza di stazza si è fatta sentire, si è girato e l'arbitro ha applicato le nuove regole. Adesso va al tiro e sbaglia il rigore. Zipkovic ha tirato sulla testa di Stefano Tempesti, ma la palla ha preso dall'altra traversa. Dobbiamo sfruttare questo momento adesso favorevole a noi e forse un attimino giù del Montpellier, ma ripeto, sul piano del gioco non stiamo giocando male. Anche la quinta espulsione presa è fatta da movimento, da gioco. Dobbiamo essere solo sereni nella conclusione. Non era male neanche l'uomo in più, a dire la verità. Adesso troviamo un Christian, peccato perché aveva stato servito molto molto bene Davidovic al centro, si è girato, molto bravo il portiere del Montpellier Andrić, che ricordiamo essere comunque il secondo portiere della nazionale montenegrina, quindi come dicevamo prima una squadra del Montpellier piena zeppa di giocatori stranieri ma anche di grande qualità, come adesso sta facendo vedere fino a questo momento il portiere del Montpellier. Dunque resta bloccato sul 2-0 il risultato alla Paolo Caldarella, in avanti Montpellier poc'anzi, altra occasione avuta dall'Ortigia e Tempesti dice no a questa bordata del numero 9 Uros Kalinic, e dunque Ortigia che esce fuori da una brutta situazione grazie al suo portiere. Ad ogni modo si resta dalle parti dell'area siracusana con il Montpellier che prova a porsi avanti, dribbling vincente da parte del numero 10 Cautina Bianca, e poi la difesa finalmente conquista palla e delude questa ennesima azione d'attacco dei transalpini. Milena, una partita chiaramente molto equilibrata, l'Ortigia deve ancora uscire fuori gli artigli, sei d'accordo? Soprattutto avere più incisività in fase d'attacco quando va al tiro. Sì, sicuramente una partita diversissima, grande Ciccio! Primo gol a 5.43 del nostro Ciccio Cassia, uno dei giocatori più piccoli dell'Ortigia. Come dicevamo prima, ci vuole solo un po' di tempo e un po' di pazienza. I ragazzi hanno affrettato in alcune occasioni l'uomo in più, gli arbitri stanno fischiando, abbiamo guadagnato parecchio in attacco, concluso un po' meno bene, però adesso questo primo gol sblocca la situazione, quindi sicuramente ci sarà una reazione positivissima dei ragazzi dell'Ortigia. Bisogna soltanto avere pazienza come le formichine, passo dopo passo, secondo dopo secondo, andare a conquistare i tiri nel posto giusto al momento giusto. C'è voluto un bel tiro di Ciccio Cassia, uno degli under dell'Ortigia, un bel gol davvero dopo 1 minuto e 17 secondi del secondo tempo per firmare il primo gol siracusano. Gino, soprattutto dopo la preparazione, la palla arriva da Ciccio dopo un gol che avete portato da posizione 1, la palla è arrivata a Ciccio in posizione 4 che sulle gambe ha un... Adesso subiamo l'ennesima espulsione da parte di Rossi. Zikovic è molto pericoloso, si butta dentro da posizione 1 e è riuscito a prendere ancora un'espulsione, sta girando la palla il Montpellier. Siamo chiusi abbastanza bene, siamo abbastanza alti, dobbiamo un po' attaccare su questi mancini che sono pericolosi. Si spostano dal lato di Zico, cercano di far salire posizione 4, andrà a tirare il centrale, esce il palo, buona la difesa in questo momento e andiamo in parità. In questo momento andiamo in parità, la palla è dell'Ortigia e andiamo in contropiede. Bravissimo Sebi Di Luciano che ha capito questa cosa, 3 contro 2 da parte dell'Ortigia, passaggio lungo con palla che purtroppo schizza nell'acqua. Ma Sebbi aveva sfruttato perfettamente la regola dei 20 secondi, era rientrato l'uomo, erano finiti anche i 20 secondi, è andato via in contropiede. Peccato davvero, un'azione limpida di contropiede, poteva portare l'Ortigia al pareggio. E dici bene, comunque l'Ortigia è reattiva, deve solo fare qualcosa in più là davanti alla porta di Lazar Andrić per trovare via del gol. Ma i transalpini stanno dimostrando di essere formazione molto ostica e questo è un tiro molto bello, direi che poteva anche finire in rete. C'è stata una deviazione importante di Valentino Gallo. Ortigia dunque ferma sul 2-1, deve recuperare un gol, ma i segnali sono confortanti. Rotondo si ferma, cerca un compagno e cercava di tagliare la palla per il compagno, credo che si fosse Jacopo, ma è stato troppo lungo l'assist
peccato, un errore che purtroppo permette al Montpellier di portarsi in avanti. Ortice comunque che rientra in fase difensiva a uomini pari. 5 secondi per andare al tiro, palla respinta da Jacopo e adesso sono 20 secondi di possesso palla. C'è un controfallo fischiato su Vidovic, Ortice che può portarsi in avanti e arriva una espulsione. Ortice che chiama giustamente time out per mano di coach Piccardo. Gino, giustamente. Sì, sì, giusto, giusto, assolutamente giusto, perché subiamo ancora, abbiamo a favore il sesto uomo in più, purtroppo non è andato a segno nessuna delle cinque situazioni, quindi fa bene Stefano a chiamarlo, a mettere un attimo di serenità, a chiamare uno schema, a mettere gli uomini nei posti giusti e a dare intensità a questa circolazione di palla, perché credo che manchi solo questo, manchi un po' di serenità e un po' di intensità nella circolazione. Come dicevamo, il problema è che è la prima partita e quindi tutto questo non puoi vederlo e provarlo in settimana, tutta questa pressione. Devo dire che, ripeto, sul piano del gioco l'Ortigia sta facendo sicuramente di più del Montpellier. Manca soltanto di mettere quella palla lì dentro, soprattutto manca mettere la palla dentro sulla situazione di voi in più. Adesso dopo il time out vedremo come si schierano, ma bisogna essere fiduciosi, avere calma, tranquillità, soprattutto serenità, perché nonostante tutto siamo un gol sotto, abbiamo tutto il tempo davanti per recuperare, non stiamo giocando male davanti ma anche in difesa. Adesso andiamo a girare la palla, sta girando la palla con Valentino, posizione 2, e in posizione 4 va messo Vidovic fuori e andiamo a portare dentro la palla con Di Luciano, con Gallo che ci spostiamo verso posizione, andiamo al movimento probabilmente per servire Zivkovic, andiamo con Valentino, posizione 1 ancora, andrà all'esterno il tiro di Vidovic, sicuramente bello il palo, bravissimi. Buono, buono, circolazione, abbiamo avuto pazienza fino a un secondo, alla fine grande palla di Vidovic a Massimo Giacotto sul palo, ma tutto è scaturito da un'ottima circolazione di palla, abbiamo portato la difesa prima sul lato di mano pensando al tiro di Vidovic, poi l'abbiamo rimesso un'altra volta su posizione 1 su Di Luciano, ancora su Vidovic e passaggio millimetrico per Massimo Giacopo. Bene, il capitano firma il 2-2 con l'uomo in più e finalmente spezza questo tabù che sembrava bloccare la squadra di Piccardo. Gol maturato dunque nel secondo tempo a 4:32, ma adesso ci riprova il Montpellier, vuole riportarsi in avanti la squadra di Fabien Vasseur. Attenzione, Ortigia difesa, palla a fondo e giustamente assegnata all'Ortigia che adesso prova a riportarsi in avanti. C'è Gallo in avanti rispetto a un compagno, viene a un avversario, viene raggiunto, parità in questi istanti, 16 secondi per andare al tiro, l'Ortigia lo fa con il numero 10 Simone Rossi, palla bloccata da Lazar Andrić ed è veramente bravo questo portiere, Gino. Sì, bella parata, bassa, il tiro di Rossi non era un tiro mai, era basso, ma il portiere molto 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 reattivo sotto i pali, classica scuola montenegrina, sta ben piazzato in porta sotto i pali, tutto quello che nella sua figura lo sta parando oggi, infatti il gol di Ciccio è venuto da fuori, Ciccio Cassia prendendo il 7, quindi molto molto bravo. Buona difesa prima di Rossi sul centro boa, buon contropiede anche portato e peccato per il tiro, poi sulla ripartenza situazione classica di impedimento della ripartenza del giocatore del Montpellier e uomo in più, a questo punto giusto anche il time out chiamato al tecnico del Montpellier per mettere a posto i giocatori e giocare, cercare di sfruttare questa squadra numerica. E dunque gioco fermo per il time out chiamato dal tecnico transalpino e adesso bisogna stare attenti, come difesa buona solo in più perché è arrivato il tiro di Vankovic, però comunque eravamo saliti bene sul lato di mano, avevamo capito quello che volevano fare, la palla alla fine sulla traversa, poi sfortunatissimo il rimbalzo davanti che è arrivato sulle mani, se non sbaglio, di Delas, ha messo la palla dentro del 3-2, ma la difesa sì, ma la difesa solo in meno era stata buona, avevamo capito cosa fare, il tiro era stato stoppato, non era stato pericoloso, purtroppo la carambola è stata sfortunata per l'Ortigia. Dunque un gol piuttosto fortunoso quello firmato dal Montpellier, ma comunque l'Ortigia prova ad andare in avanti e lì
c'è a mio giudizio un fallo piuttosto grave, Gino. Ma ci stava secondo me tutto, l'espulsione e forse anche qualcosa in più sull'espulsione. La palla arrivata non è stata mai nelle mani di Cristian, ma ricordiamo che se anche era nelle mani di Cristian adesso subisce probabilmente l'espulsione. No, c'è un'ammonizione probabilmente alla panchina siracusana per protesta, ma credo ci potesse stare qualcosa di più. Adesso va al tiro Ivankovic, grande risposta di Tempesti. L'Ortigio deve star calma perché anche questa palla è entrata pulita su Cristian, quindi non c'è stato nessun problema. Adesso andiamo in contropiede. L'Ortigio sta, mi sembra che anche dal punto di vista atletico stia reagendo abbastanza bene, deve avere soltanto pazienza perché, ripeto, la palla di prima era molto pulita per Cristian. C'è fallo su Gallo, prende il pallone il mancino dell'Ortigia sulla sfera, l'11 Vidovic. Siamo ancora un po' in difficoltà in questo momento per l'Ortigia, che vuole trovare del tiro, lo fa con questa palombella che finisce la sua corsa sulla traversa, sembrava fatta per la squadra di Piccardo e invece il legno ha detto no, con Andric decisamente battuto. Milena, ma abbiamo avuto meno fortuna rispetto alla squadra del Montpellier. Prima il pallone al numero 4 è caduto lì davanti alla porta, l'ha messo dentro. Noi, bellissimo gesto tecnico di Vidovic, purtroppo la traversa ci ha penalizzati. Adesso parata di Tempesti, gli ultimi 24 secondi, azione da fare in attacco per l'Ortigia. Tempesti cerca un compagno qui, aprire il pallone. Nel frattempo il tempo scorre, 13 secondi, 12. Apertura per Ciccio Cassia, 8 secondi, devono andare a concludere velocemente. Ciccio proverà magari un tiro da fuori, vediamo. Ciccio Cassia prova il tiro stoppato, finisce quindi sul 3-2 per il Montpellier il secondo tempo. È tutto per il momento, linea alla regia. Abbiamo servito il centro, comunque abbiamo perso una espulsione anche nella situazione in cui secondo me ci poteva stare qualcosina in più anche dell'espulsione. Purtroppo non siamo stati così garantiti dall'arbitro su quella situazione lì.
a ben vedere 1 su 5 con l'uomo in più, quindi un solo gol, Gino più un rigore trasformato, e poi 3 azioni, 3 conquistate con l'uomo in più, 3 volte è andata con l'uomo in più la formazione transalpina, un solo gol più un rigore parato da Tempesti. E anche qui insomma non è che l'Ortigia stia concedendo tanto in fase difensiva. Ha fatto 3 parate in tutto, non sta concedendo nulla. Abbiamo stoppato la palla, adesso riprendiamo la palla con Ciccio, conquista la palla. Io credo che sul piano del gioco stiamo facendo di più, il problema è finalizzarlo e pian piano, con pazienza, secondo me alla fine la portiamo a casa. Bene, vediamo come si articolerà questa prima azione d'attacco del terzo tempo con Rotondo che fa un retropassaggio per Giacoppo, palla in aria, cioè, hanno cercato di servire Simone Rossi ma la difesa transalpina ha chiuso tempestivamente ogni spazio, e adesso Lazar Andrić chiede la collaborazione, la ottiene da parte numero 10 Zivkovic. Ortigia in fase difensiva, Marco Ivankovic, bravo Tempesti, ci ha provato questa conclusione il numero 7 in calottina bianca. Dici bene Gino, troppo libero di andare al tiro, troppo largo Raffaele nell'occasione. Ad ogni modo l'Ortigia può portarsi in avanti, ancora 17 secondi a sua disposizione per andare al tiro. Cassia manovra con Rotondo, Gallo, palla ai due metri, girata direi molto spettacolare operata da Giacoppo, ma il pallone bloccato con la mano destra da Andrić. Anche in questo caso stiamo producendo, perché stiamo mandando, prima abbiamo mandato Simone Rossi al centro, adesso abbiamo mandato Massimo, siamo senza il nostro centrobuo di ruolo che è Cristian, quindi sul movimento anche. Adesso subiamo un'espulsione da parte di Ciccio, uomo in più a favore del Montpellier, però anche prima siamo andati in una bellissima conclusione, abbiamo fatto movimento, non siamo fortunati, questa la verità è che oggi dobbiamo essere sereni, tranquilli, perché non è una giornata fortunata e quindi dobbiamo essere concreti nelle situazioni che ci chiamano. Adesso Montpellier va a girare la palla, un'altra volta sul mancino, troppa libertà al mancino, fortunata a questo punto l'Ortigia, abbiamo riparato traversa sulla testa di Stefano e poi palo, bellissimo il tiro di Zivkovic del mancino del Montpellier, stavolta fortunato l'Ortigia, troppa libertà questa volta e qui non l'abbiamo attaccato con la necessaria pressione. Hai ragione Gino, l'Ortigia si è salvata davvero, è rigore, bravo il capitano Giacoppo ad indurre in fallo grave l'avversario, è una nuova regola subito applicata tempestivamente dagli arbitri. L'Ortigia dunque ha la possibilità di firmare il 3-3, soprattutto una nuova regola perché aveva la palla in mano e quindi una volta che sei in condizioni di tirare in porta non puoi essere più attaccato neanche con la palla in mano, mentre lo scorso anno questo non sarebbe stato neanche fallo perché con la palla in mano si poteva strappare la palla, non si fischiava assolutamente niente. Adesso va a tiro Valentino Gallo e firma il suo primo gol a rientro con la calottina dell'Ortigia e andiamo in parità, e può essere che questo finalmente sia il gol che ci sblocchi, perché ripeto, dal punto di vista del gioco in questo momento sembra che siamo superiori. A 2:09 del terzo tempo arriva il 3-3 firmato da Valentino Gallo e come ha sottolineato Gino Leone, primo gol in calottina bianco-verde dopo un ritorno atteso 15 anni. Dunque immagino la gioia del mancino siracusano per questo gol importantissimo, direi Milena. Sì, siamo stati baciati alla fortuna precedentemente perché il tiro sull'uomo in più del numero 11 si è infranto sulla traversa e adesso grande dribbling di Giacoppo ci ha permesso di andare a segnare questo rigore. Valentino si è sbloccato credo con questo tiro, con questo gol che ha fatto. Vidovic prova ad andare in controfuga dell'Ortigia, dall'altra parte c'è Di Luciano ma il passaggio è troppo lungo e dunque non può far nulla Di Luciano se non raccogliere la sfera e poi consegnarla a capitano Giacoppo. C'è un fallo su di lui, credo che si tratti di espulsione del numero 4 Delash. L'Ortigia deve giocare bene l'uomo in più, è un pallone davvero pesantissimo per la squadra di Piccardo e potrebbe finalmente portarsi in vantaggio Giacoppo. Ed è gol! Gallo
vista il rigore firmato poc'anzi con questo gol con l'uomo in più. Sì, finalmente uno in più che va dentro, ma credo anche gli altri non stati giocati discretamente bene. Qui siamo andati a un movimento d'ingresso di Sebi di Luciano da uno che ha portato allo scivolamento di Valentino nella sua mattonella, chiamiamola così, tiro secco sulla testa di Andrić che stavolta nulla ha potuto. Con calma e con serenità io credo che sviluppiamo sempre di più. Anche l'espulsione è stata un'espulsione molto intelligente perché Vidovic era in marcatura su Delas, differenza di stanza ma differenza anche di velocità, si è buttato dentro e Delas non ha potuto che prendere l'espulsione su Vidovic, quindi molto intelligente anche l'espulsione presa da Vidovic. Quindi l'Ortigia finalmente raggiunge il vantaggio 4-3 e adesso deve difendersi dall'attacco transalpino e arriva l'espulsione per la squadra del Montpellier. Davvero tosta la formazione in calottina bianca, non dà tregua all'Ortigia, ma lo si sapeva in partenza. E qui è troppo facile per il numero 2 Pio fare questo gol che vale il 4-4. Gino, ma sì, credo che abbiamo fatto una scelta nel far tirare il numero 2 del Montpellier con, però troppe finte, non c'è stata la giusta intenzione nell'attaccarlo. Credo che la scelta potesse essere condivisa nel far tirare il numero 2, ma doveva essere un attimino più di pressione. Con calma, non è successo nulla, deve ricominciare l'Ortigia. Ripeto, adesso siamo con Martino Abela sul discorso centro-uomo, ma quando andiamo al movimento in attacco siamo sempre molto pericolosi. Ancora ingresso di La Rosa dalla parte opposta, andiamo a giocare senza, siamo adesso Giacoppo uno contro uno che recupera un'espulsione ancora a Giacoppo, perché sull'ingresso, in piedi sull'ingresso, uomo in più a favore dell'Ortigia preso da Giacoppo. Quindi ripeto, sul movimento e sul gioco in questo momento ci stiamo dimostrando a favore, dobbiamo avere un attimino di capacità di pensare. Palo sul palo, molto bello, bravissimo Sebbia a cercare sul primo palo Massimo Giacoppo che mette la palla a incrociare bassa, molto intelligente, subito intensi, subito sul lavoro in più, subito sul pezzo. Non abbiamo atteso che si schierasse la difesa del Montpellier, abbiamo preso sul tempo la difesa con un gran tiro, un gran passaggio di Sebbia. Bravo Di Luciano, subito ribadito il vantaggio 5-4 con l'Omembiu che finalmente comincia a girare. Bisogna dire reattiva la squadra di Piccardo, appena subito il 4-4 subito si è portato all'altra parte del campo e ha trovato il gol con l'uomo in più, il secondo filmato in questa partita. Immediata reazione dei ragazzi dell'Ortigia, bellissimo il gesto tecnico di Giacoppo, ma ancora più bello il passaggio fatto da Di Luciano da posizione 1. Nel frattempo adesso a 3.36 guadagna un'espulsione la squadra del Montpellier, subito cercano il tiro e lo trovano con il numero 10. E quindi a 3.30 pareggio della squadra del Montpellier da parte del Mancino numero 10. Poc'anzi non due ma tre reti con l'Omembiu e adesso con l'Omembiu è arrivato il 5 pari del Montpellier. È davvero una partita ricca di colpi di scena, insomma, sia da lui che dall'altra parte. Si continua a macinare il gioco e a fare gol e qui direi che è un bene per la pallanuoto, soprattutto per chi sta assistendo dagli spalti alla partita tra Transalpini e Siracusani. Sicuramente una bella partita con buona intensità, buon movimento soprattutto da parte dell'Ortigia, un po' meno da parte del Montpellier che comunque riesce a conquistare sul perimetro tante espulsioni. Adesso quest'ultima conquistata, girata molto velocemente anche dal Montpellier senza aspettare che l'Ortigia si schierasse, e ancora una volta andato in gol con Zicovic. Questi due mancini, soprattutto il numero 10, è molto 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 pericoloso. Adesso si chiude a zona il Montpellier, giriamo la palla esternamente, riusciamo a inserire e sulla, prendiamo un'espulsione sulla conclusione, comunque c'era il portiere Angelo, ma prendiamo la conclusione con Cristian Napolitano, quindi uomo in più da parte dell'Ortigia e ancora situazione di sovranità numerica con Cassia. Ciccio abbastanza bene il tiro, espulsione adesso c'è un po' di confusione in acqua,
è stato espulso con sostituzione Raffaele Rotondo perché si è liberato in maniera un po' manesca, parliamo così, un po' pesante del suo uomo che voleva andare in contropiede, e quindi probabilmente espulsione per gioco violento, non sicuramente per brutalità, ma espulsione con sostituzione per gioco violento. Dunque Rotondo esce di scena nel corso del terzo tempo, è stata un'azione un po' convulsa, l'Ortigia ha avuto l'uomo in più a sua disposizione, l'ha fallito e poi sulla ripartenza è arrivata questa espulsione. Gino, direi che gli arbitri insomma hanno visto abbastanza bene e quindi l'espulsione che ci sta. Il braccio era fuori dall'acqua, magari non voleva colpire l'avversario, però sicuramente il braccio era fuori dall'acqua e è andato a colpire in volto l'avversario, non con... Con brutalità o con malafede, ma perché comunque probabilmente anche preso dalla stanchezza, dal fatto che sì, sicuramente sì, probabilmente voleva chiudere il contropiede perché c'era stato il tiro di Ciccio, la palla era combattuta e comunque... insomma Raffaele Rotondo non è un giocatore appunto che ha caratteristiche negative. Ad ogni modo l'espulsione ci sta, sei d'accordo anche tu? Si riparte 5-5, ma questa volta l'uomo in più viene giocato dal Montpellier. Dunque l'Ortigia adesso deve difendersi a denti stretti e recuperare il possesso del pallone. Ad ogni modo sulla sfera c'è la squadra transalpina, ricordiamo in calottina bianca per chi si fosse messo in ascolto in questo istante. Ortigia in calottina verde. Ancora in difesa la squadra di Piccardo. Gallo mette fallo su Ivankovic. Stanno per scadere secondi di possesso palla e finalmente l'Ortigia recupera il pallone. C'è pure un fallo, c'è un controfallo. Dunque non c'era possesso perché era già contesa. Ad ogni modo esauriti i 30 secondi del Montpellier, che era riuscito quasi a intercettare il pallone sul mancino, quindi buona difesa dell'Ortigia. Gallo si è liberato ai due metri, ma forse doveva essere servito subito, un po' lungo ma è in ritardo, però ancora una volta si è liberato bene sull'ingresso davanti al mondo. Ci sta provando comunque la squadra di Piccardo, ma adesso deve stare molto attenta. C'è il numero 7 che è da buona posizione, Marco Ivankovic firma il gol del 6-5 in contropiede. Gino, puniti da questo contropiede di Ivankovic che eravamo riusciti anche a chiudere. Simone Rossi era riuscito anche a chiudere il contropiede, stavo andando sull'uomo ma il tiro è stato al 7, imparabile a incrociare. Peccato per l'azione di prima perché Valentino aveva preso il vantaggio e quindi la situazione poteva essere sicuramente favorevole a noi. Ogni volta che non riusciamo a finalizzare siamo puntualmente puniti. Montpellier è molto 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 cinico da questo punto di vista, sta sfruttando ogni nostro minimo errore. Nuovamente sotto di un gol la squadra siracusana, 6-5 per il Montpellier, che adesso posizionato in fase difensiva. C'è un fallo piuttosto brutto ai danni di Jacopo, ma si fa proseguire l'azione. Ancora il capitano, in possesso del pallone, guarda la porta, finta dopo finta, e poi ci prova con una colombella e palla che sbatte sulla traversa e torna in campo e viene raccolta facilmente da Andric. Dunque si salva da questo attacco siracusano il 7 del Montpellier. C'è un fallo di Napolitano, ma restano 10 secondi di possesso palla alla formazione in calottina bianca e questo è un bel tiro che poteva sorprendere Tempesti, ma fortunatamente la palla si è impennata ed è finita oltre la porta siracusana. E adesso ci vuole un giocatore pronto a raccogliere il pallone di Tempesti. C'è Vidovic e poi subito al tiro di Luciano, era molto decentrato, non era facile, devo dire ben posizionato Andric in porta. Il tiro di Sebbia al volo
ed anche la parata di Andrić, che su quel palo non puoi far gol e lui non ha preso gol lì, bisognava tirare e incrociare, ma Sebi ha tirato al volo giusto, ma un bel contropiede, un bel passaggio di video, dice assolutamente tutto bene. Adesso andiamo a chiudere, non subiamo nulla, 6 secondi, probabilmente butteranno via il pallone, cercheranno un tiro esterno da questo lato qui, sicuramente non può impensierire Stefano, abbiamo 20 secondi, l'ultima azione, dobbiamo sfruttare questa azione ad alto tempo fino alla fine. Dice bene Gino, bisogna fare il meglio in questi secondi finali per trovare il pareggio e poi andare a riposo e ricaricare un po' le batterie e giocarsi l'ultimo quarto al massimo. Attenzione, aggredito davvero Gallo, tira in difficoltà e c'è un'espulsione. Se prendiamo palla ovviamente è l'uomo in più, non so se l'ha messo fuori per il gioco violento oppure perché era il terzo fallo, perché non vedo la giuria che alza la paletta rossa. Comunque credo che forse sia il terzo fallo, credo che la terza espulsione. Adesso sta discutendo qualcosa Piccardo, si avvicina Tempesti a chiedere qualcosa all'arbitro, soprattutto per sapere se abbiamo. Sta chiedendo Stefano infatti che cosa succede. C'è una situazione di
Stanno controllando il numero delle espulsioni a carico del 2, credo, del Montpellier, che comunque vediamo in panchina e sul tabellone vediamo che è segnato con 3 espulsioni. E si stava discutendo anche sul fatto di Raffaele Rotondo, che comunque ha 3 espulsioni perché è un'espulsione definitiva per gioco violento, quindi nessun dato. Si riparte con una situazione di 6 contro 5 da parte dell'Otrico, deve conquistare palla per giocarlo in più. Dunque la nona azione, se verrà giocata, per l'Ortigia, Gino. Questo è un pallone caldissimo, direi bollente per l'Ortigia, bisogna conquistarlo assolutamente a centrocampo. Vediamo chi è Cassia che deve vincere questo duello in velocità con il numero 7. Ecco Dankovic, la meglio, e adesso l'Ortigia può giocarsi l'uomo in più. Deve naturalmente gestire palla in maniera molto attenta alla squadra di Riccardo e andare al tiro nelle migliori condizioni possibili. Jacopo, c'è un tiro che sembrava finisse in rete di Gallo, e c'è il pallone che viene bloccato al portiere, che naturalmente è entusiasta della sua prestazione e recupera anche il pallone. Devo dire che Andrew ci sta disputando un grosso match, si sta opponendo egregiamente alle conclusioni, e lui che sta facendo la differenza. Il numero 10 il Montpellier è il miglior giocatore in campo. Attenzione, adesso l'Ortigia deve rintussare questa azione d'attacco portata dal Montpellier. Restano pochi secondi, palla pericolosamente in aria e c'è un'esplosione purtroppo che arriva proprio allo scadere del tempo a disposizione di Ranzalpini. Sì, sì, loro sono molto bravi, ti ripeto, a giocare la palla fino all'ultimo secondo. Adesso hanno buttato male, vanno a tirare senza la giusta pressione. Adesso un'altra volta su Ivankovic, che mette la palla sulla testa di Stefano Tempesti, ma non abbiamo fatto secondo me una buona difesa con braccio. E l'espulsione è stata presa sui secondi finali dell'azione, probabilmente, più che probabilmente, abbastanza generosa, ma quello che dobbiamo vedere è che il Montpellier comunque riesce a tenere la palla fino a 28 secondi, 27 secondi, essere pericoloso fino alla fine e poi comunque non prendere contropiedi. Questo è quello che vogliono fare, stanno giocando in maniera molto concreta, molto intelligente, non sprecano palloni, non si espongono al contropiede, vadano a fare in difesa, anche quando prendono in giocano bene, pressione sui nostri migliori tiratori, e questo li sta portando avanti. 5 su 10 più rigore per il Montpellier di Gino, questo è un dato importante per gli avversari dell'Ortigia. Ortigia che prova ancora a riportarsi capabilmente in avanti, palla in aria per il Napolitano e conquista un'espulsione. Ancora un'azione con l'uomo in più per la squadra di Piccardo, che manovra il pallone alla ricerca del gol. Palo colpito da capitan Jacopo, ma c'è ancora tempo per portarsi in avanti. Attenzione, c'è il gol firmato da Stefan Vidovic, e arriva anche l'urlo di gioia dei 400 spettatori presenti alla Paolo Cantarella. Ma direi che questa azione, al di là del gol, è tutta a merito di Vidovic. Bellissimo il suo passaggio al centro sull'espulsione di Cristian Napolitano, senza guardare di polso ha messo una palla al centro su Cristian, ha girato bene il pallone, ha messo la palla benissimo, ha tirato la difesa su Jacopo, ha tirato Massimo a saltare sull'acqua, sfortunato ancora una volta palo, ma sulla ripresa si è preso la responsabilità, lui è andato a tirare. Ma credo che tutto questo gol e tutta questa azione sia grande merito di Vidovic. Dunque bravo Vidovic, perché con questo gol ha permesso alla sua squadra di rimettersi in corsa e soprattutto di ritrovare la voglia, la tenacia per aggredire gli avversari, che continuano a dimostrarsi davvero molto ostici e ben organizzati anche in fase difensiva. E adesso è proprio Montpellier che prova ad affondare gli artigli, ma è buona la reazione della difesa siracusana e trema un po' Milena Virzì per questo pallone tagliato in piena area. Sì, tremo, perché fortunatamente l'arbitro non ha fischiato su questa azione. Il pressing comunque dei ragazzi dell'Ortigia è veramente un pressing importante. Purtroppo adesso in questo momento Cristian
mette la palla in mano all'avversario, ma fa niente. Comunque adesso stiamo attaccando in maniera molto decisa, fuori adesso anche Cristian. È una giocata infelice per Cristian Napolitano, che adesso viene anche espulso e quindi mette in grande difficoltà la sua squadra, Gino. Ma adesso dobbiamo essere bravi a sopperire a questa espulsione di Chiesa, dobbiamo difendere bene perché possiamo mettere in difficoltà lo stesso, mancano appena 4 secondi, dobbiamo attaccare a non lasciare un tiro facile e abbiamo attaccato bene, erano rimasti pochi secondi e andiamo via in contropiede, sull'ingresso da parte di Mano, se Stefano se ne accorge è partito il contropiede dell'Ortigia e siamo avanti dall'altra parte, sta nuotando Vidovic velocissimo al centrocampo, ci potrebbe essere un'espulsione, conquistava Valentino, di fatti così. Valentino bravo davvero in controfuga, ha trovato questa azione con l'uomo in più e l'Ortigia adesso giustamente deve darsi una regolata nella gestione del pallone, guai ad essere affrettata nella manovra, deve fare gol l'Ortigia, attenzione, gol, palo di Zagoppo e poi realizza il gol del pareggio Simone Rossi. Fortunata stavolta l'Ortigia, come lo è stato il Montpellier nell'azione del primo tempo quando la palla è chiusa davanti a Delas, palla davanti a Simone Rossi che ha messo dentro, però c'è una grande reazione caratteriale dell'Ortigia in questo quarto tempo, due gol sotto in un paio di minuti ha rimesso le cose a posto, forse adesso sta venendo meno un po' il gioco ma sta uscendo il carattere dell'Ortigia che non vuole lasciare questa partita, anche prima l'uomo in meno è stato giocato con la giusta intensità attaccando, abbiamo lasciato un tiro non pericoloso a Tempesti, credo che adesso sta venendo più fuori il carattere anche con un gioco non bellissimo, però va bene così, va bene così. Quello che conta è la reazione che sta mostrando la squadra di Piccardo dopo aver insomma visto il Montpellier portarsi in avanti con grande autorità e adesso c'è Tempesti che mette la mano al posto giusto e spedisce il pallone in angolo su questa smanacciata del numero 11 Ivan Zivkovic. Questo è un giocatore davvero molto interessante, mancino, adesso tocca al numero 9 Uros Kalinic, c'è un fallo, si continua a giocare, 11 secondi, può andare al tiro, non lo fa, opta per un retropassaggio, ancora la manovra tra i fischi dei siracusani, gol firmato dal numero 9 Uros Kalinic, trova il legno e il pallone però finisce dentro, nulla da fare per Tempesti. Ma trova un gran tiro che purtroppo va sull'acqua e poi prende il 7, Stefano era andato a due mani a chiudere questa parata, purtroppo la palla è rimbalzata, ha preso il 7, però anche qui la difesa dell'Ortigia era buona, era aggressiva, probabilmente si poteva fischiare un controfallo sulla rosa che era stato attaccato un po' diciamo scomposto dal giocatore del Montpellier, comunque abbiamo lasciato ancora un'altra volta tirare Mankovic da fuori che oggi ha dimostrato che ha un gran tiro, fra l'altro tira pochissime volte ma quando tira veramente è precisissimo. Sta di fatto Gino che ogni volta l'Ortigia riesce a trovare il pareggio, viene sistematicamente raggiunta e poi superata, ad ogni modo sembra reattiva la squadra siracusana, non vuole assolutamente arrendersi e cercare la via del gol, palla in aria per Napolitano, anzi è Valentino Gallo che trova una bella espulsione, Guido già adesso, incredibile errore di Sebi di Luciano che ha l'uomo in più, pochi secondi di possesso palla e va al tiro pur avendo di fronte un avversario, questi sono errori che non devono fare i giocatori siracusani soprattutto in questi momenti così caotici, Gino. Sì, magari ha visto un buco, ha voluto accelerare perché pensava, ha preso comunque la responsabilità, ha preso comunque la responsabilità di tirare, se l'è presa, probabilmente dovevamo girare un po' più il pallone con più intensità, però ha preso intensità, adesso rischiamo di subire un passaggio al centro, buono il pressing, l'attacco da parte Ortigia, andiamo in contropiede, ma ancora voglio sottolineare la gran partita di Vidovic che adesso ha fatto pressione, sta andando via in contropiede e anche la palla prima che ha dato al centro, splendida la palla che ha servito al centro boa prima. Palla raccolta da Vidovic, onnipresente questa parte di match e forse qui c'è un fallo, si gioca ad ogni modo gli arbitri fanno proseguire il gioco e naturalmente palla catturata da Lazar Andric che chiede calma ai compagni, giustamente forte del vantaggio di un gol, quanto mancano 2 minuti e 40 secondi allo scadere del match. Dobbiamo stare calmi. Ecco, questo volevo chiederti. Abbiamo passato questo passaggio sul centro quando c'erano
tre che raddoppiavano, non ha dato espulsione, ma siamo in due contro uno. Vediamo, Giorgio La Rosa guadagna un'espulsione a 2.29, possono giocare da subito a Giacoppo che prova il tiro, palo e si infrange sulla linea. Anche qui avevamo il tempo forse di giocare un po' meglio, però giustamente era un 1 contro 0, è andato a tirare. Forza ragazzi, non dobbiamo sprecare, dobbiamo fare come le formichine, come dicevamo prima. 2 minuti e 12, siamo sotto di un gol. Dobbiamo andare adesso in pressing in anticipo e cercare di fare qualcosa più in attacco. Peccato davvero, il capitano ci ha provato con lo ben più da pochissimi metri e il pallone è stato bloccato. Nulla da fare, adesso siamo dalla parte del campo con l'Ortigia in fase difensiva. Mancano 1 minuto e 57 secondi allo scadere, ma c'è tempo per poter recuperare questo match che in questo momento vede in difficoltà l'Ortigia. C'è un controfallo e forse c'è anche un'azione un po' così che poteva costare l'espulsione al numero 9 in calottina bianca. Ad ogni modo, uomini pari in campo, ma l'Ortigia è in avanti con Di Luciano nella corsia di sinistra, retropassaggio per La Rosa. Vidovic guarda la porta, non tira, giustamente c'è un avversario su di lui, adesso ci prova, gol! Ed è proprio vero, Vidovic strascina l'Ortigia. Gesto tecnico eccezionale, al limite dei 6 metri è andato ad attaccare l'uomo, ha subito il fallo, si è alzato, non ha fischiato il fallo, quindi non c'è la protesta del Monpellice che ha tirato dentro 5 metri, ma non ha fischiato il fallo, quindi l'ha attaccato l'uomo, si è alzato, a quel punto secondo le nuove regole non può essere più attaccato e ha tirato in porta al suo connazionale montenegrino, un basso, un tiro bellissimo. Vidovic in questo quarto tempo sta dimostrando tutta la sua classe, con passaggio al centro eccezionali, facendo prendere espulsione, andando in contropiede e marcando dietro. Veramente in questo momento il miglior giocatore in basket. Da dire che per chi ha problemi di cuore, questa è una partita, insomma, può dare qualche problema. Dici bene, 8-8, 1 minuto e 18 secondi allo scadere, e arriva, e questa è qualcosa che non è scritto nella pallanuoto, ma che avviene con regolarità. Purtroppo con l'esperienza ti dico che si sa, l'ultima azione con la palla che cade al centro, dovevamo essere bravi a non farla cadere, ma è caduta, adesso dobbiamo difendere, mancano 10 secondi, dobbiamo essere intensi, perché poi vanno ancora al tiro da posizione di mano, con un attacco, non devo dire che Simone l'ha messo bene in ritardo sulle gambe, perché si è spostato prima il giocatore Ivankovic, ancora una volta si è spostato bene sulle gambe e ha anticipato il movimento di gambe. C'è un minuto, c'è tempo e abbiamo dimostrato che possiamo fare gol, e quindi assolutamente calma e serenità. Il minuto esatto in questo istante per recuperare il pareggio sul pallone. Filippo Ferrero, c'è fallo su di lui, servito Giacoppo, pressing stretto adottato dalla formazione transalpina, servito Di Luciano, palla in aria per bravissimo Napolitano, recupera un pallone, sembrava perso, e poi c'è questo tiro che forse poteva essere scagliato meglio da Valentino Gallo, che colpisce il portiere che era ben posizionato tra i pali. Ma azione congiunta bene, abbiamo portato Valentino a tirare da 4 metri, ancora una volta Andric si è superato su un tiro di Valentino, palla gestita benissimo, taglio di Ferrero, palla sul centro, Cristian stavolta bravo ad andare, adesso cerchiamo di rubare il pallone, abbiamo 17 secondi, probabilmente gestirà fino alla fine, Di Luciano tenta un contropiede, controfallo, abbiamo l'ultima azione, 10 secondi da giocare, vediamo se riusciamo a trovare un contropiede, almeno il gol del pareggio, porta la palla adesso Ferrero, ancora il tempo... Ancora il tempo, probabilmente il tempo ha chiamato time out a 14 secondi, appena ha conquistato la palla Di Luciano, Piccardo ha chiamato time out, per questo il tempo è rimasto fermo, è time out, secondo time out, 14 secondi alla fine, ultima azione di gioco per cercare la parità. Saranno 14 secondi di fuoco veramente. Alla Paolo Caldarella, l'Ortigia ha la possibilità di agguantare almeno un pareggio che, stante a quanto visto oggi nella vasca siracusana, sarebbe sicuramente meritato.
Bisogna però dire che il Montpellier Milena sta disputando un match davvero molto positivo. Sì, una partita molto fisica, soprattutto il quarto tempo proprio ci sono bei colpi anche fra i giocatori. Esatto. Non ha mai mollato la presa la squadra transalpina, Gino. Dobbiamo stare attenti perché probabilmente portiamo con le nuove regole attacca Stefano Tempesti, per questo è stato chiamato il time out. 10 secondi, siamo 7 contro 6, sfruttando la nuova regola andremo a tirare. C'è una espulsione ancora una volta e quindi 5 secondi possiamo andare a tirare, vediamo se ce la facciamo. Parata di Andrić, il Montpellier porta a casa la partita. Quest'ultimo gol del tiro non vale, quindi il risultato è 9-8. Anche alla fine abbiamo visto il timeout chiamato da Piccardo con il disperato attacco di Stefano Tempesti che è concesso quest'anno a regolamento, quindi Ortigia ha attaccato 7 contro 6, siamo andati a un tiro e ancora